Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. Oggi torniamo a parlare di cose di casa. Mi è venuto in mente questa cosa di farla perché mi stavo mettendo a stirare, come vedete qui dietro, e quindi ho pensato di farvi vedere un pochino la mia routine per quanto riguarda la biancheria. Con questo video premetto che non intendo insegnare niente a nessuno, non dico che io so fare le cose e gli altri no. Non mettetemi in bocca parole che io non ho mai detto e non dirò mai. Niente, voglio solo dare un piccolo spunto magari a chi lo fa ma non ha ben chiaro di come fare certi passaggi, chi magari ha le prime armi, chi è appena andato a vivere da solo e non sa esattamente come barcamenarsi in questo marasma della biancheria che solitamente travolge una famiglia quando si è più di due persone. E quindi niente, direi di iniziare subito e di non perderci in quisquilie. Riassumerò la mia cura della biancheria in 5 mosse. 5. La prima riguarda i portabiancheria. Io da sempre avevo un portabiancheria unico ed era sempre perennemente pieno con la roba che trasbordava a terra e c'era praticamente la cascata con il fiume che correva lungo tutto il bagno. Quindi ho optato per acquistare due portabiancheria che adesso vi vado a far vedere. Eccoli qua i portabiancherie, sono tutte e due della Stefan Plast e sono in plastica. Ne ho preso uno chiaro e uno scuro. Allora, questo perché volevo che anche visivamente le bambine fossero facilitate nel sistemare le loro cose una volta che si spogliano per andare a lavarsi. Quindi anche Matilde, che ha soli 3 anni ma anche già da un annetto lo fa, quando si spoglia sa benissimo che le cose chiare vanno messe in questo portabiancheria e le cose scure vanno messe in quest'altro portabiancheria, in modo che quando io devo andare a fare le lavatrici, intanto tutta la roba è ben custodita all'interno dei cesti e quindi non c'è più nulla in terra buttato che può fare disordine o può dar fastidio, ma poi soprattutto vado direttamente a riempire la bacinella senza dover stare a fare poi il lavoro dopo. Certo, capita che qualcosa viene messo nel cesto sbagliato, quindi comunque io lo risistemo, però diciamo che per la maggior parte è molto più facile proprio la sistemazione. Oltretutto ho optato per dei cesti che non sono cesti, sono in plastica, sono proprio plastica. Non ho voluto prendere né cesti di vimini né quelli di metallo con il telo che dicono si possono lavare. Sì, ma ogni quanto lo puoi lavare? Cioè non è che ogni volta che attacchi la lavatrice tu puoi smontare tutto il cesto e buttarlo a lavare, questa cosa si riempie di microbi. Quindi ho optato per la plastica semplicemente perché una volta che vado a attaccare la lavatrice, non dico tutti i giorni ma a rotazione almeno una volta alla settimana, io prendo il cesto, il bidone vuoto, lo infilo dentro la vasca che è qua, spruzzo di Chantecler, lo pulisco, lo asciugo con il panno e lo rimetto al suo posto. Nel giro di 10 minuti ho di nuovo il cesto bello funzionante. Quindi niente, io se volete un consiglio spassionato vi consiglio veramente qualcosa del genere in plastica perché è molto più facile da gestire. Oltretutto si spostano con una sola mano. Ecco, un'altra cosa che volevo, avevo notato che nei cesti di vimini, scusate, rigiro la videocamera, io sono in bagno e sono seduta sul water ma non sto facendo niente. ho notato che nei cesti di vimini molti accusavano questa cosa, che tirandolo per la maniglia il cesto traballava, sembrava che si volesse rompere da un momento all'altro. Siccome io quando vado a passare l'aspirapolvere i cesti naturalmente li sfilo dal posto dove sono, dal buco diciamo dove sono, per passare l'aspirapolvere e poi lo straccio, lo voglio fare con una mano sola in modo che con l'altra tengo comunque il bastone dell'aspirapolvere del mio amato Rainbow. E quindi volevo qualcosa che fosse solido da trascinare, che non rischiasse di rompersi ogni volta che lo toccavo. Questi in realtà mi piacciono parecchio, li abbiamo ormai già da 2 anni,
mi pare 2 anni, comunque ve lo lascio scritto qua al limite. Questo video non è in collaborazione con nessuna marca, con nessun tipo di articolo, nessuno mi ha inviato niente, li abbiamo acquistati noi. Comunque, se vi interessa l'articolo, cercherò il link da cui li ho acquistati e ve lo lascio giù nell'info box. Quindi questo è il primo step, i cesti della biancheria già divisi in modo da facilitare il tutto. Il secondo step è quello della lavatrice. Sta centrifugando, ragazzi. Sta centrifugando da vuota. Volevo farvi vedere questa cosa perché forse non si sente, vado fuori. Ok, qua riesco a dirvelo senza avere il rumoraccio. La lavatrice che avete visto sta centrifugando vuota. Questo perché ho appena fatto, ieri sera ho fatto l'ultima lavatrice con scarpe e tappeti. Quindi stamattina quando sono andata ad aprirla e a tirare fuori la roba, c'era quella puzza non proprio buona di bagnato, perché comunque si forma, soprattutto lavando cose del genere a 0 gradi. Quindi io di solito cosa faccio? Quando tiro fuori questo genere di cose, con i vestiti normali non mi capita, nel senso che quando l'apro c'è comunque un buon profumo di ammorbidente, quello che mi faccio io in casa con l'acido citrico. Ne ho parlato nel video dei prodotti preferiti, ve lo lascio qua da qualche parte. E quindi niente, quando lavo gli abiti questo non succede, anche perché io lavo tutto a 60 gradi. Invece quando tiro fuori le scarpe e i tappeti che lavo a 0 gradi e solitamente con lo sgrassatore, c'è questa puzza che non mi piace. Quindi io cosa faccio? Vado a pulire tutto il cestello dentro con un panno umido e una bella spruzzata di Chantecler. Pulisco tutto, dopodiché metto a risciacquare, faccio fare il lavaggio, non faccio fare il lavaggio, faccio fare solo il risciacquo del cestello, che dura più o meno 10 minuti con centrifuga, in modo da risciacquare tutto lo Chantecler, eventualmente i residui di sporcizia che sono rimasti da scarpe e tappeti. Il buco che si vede qua nel muro, questo, è il bocchettone di riscaldamento che arriva dalla stufa, e quindi non vi spaventate, non abbiamo i topi in casa. Mi è venuto il dubbio perché lo vedevo lì dietro, ho detto ma qualcuno penserà male. E quindi niente, sta lavando, sta finendo di fare questo risciacquo da sola, dopodiché andremo ad attaccare la lavatrice. Quindi il secondo step, il lavaggio. Adesso mi pare che ho da attaccare la roba scura, mi sembra, quindi cose blu, cose nere, cose verde scuro, rosse, perché altrimenti le cose rosse nella lavatrice chiara mi macchiano tutta la roba bianca, me la fanno diventare rosa. Provare per credere, una volta ho infilato una maglietta mia rossa nell'attaccata dell'intimo e ho fatto tutte le mutande, i calzini e le magliette intime di Gian Giacomo tutte rosa, era veramente un confettino. Quando ancora eravamo all'inizio, solo io e lui. E quindi niente, ho capito che la roba rossa non si lava con le cose chiare, si lava con le cose scure. E io ho l'abitudine, quando vado a lavare le cose, di lavarle al contrario, le rovescio tutte, che siano con la stampa, senza stampa, preferisco comunque girarle, perché ho notato che casomai qualcosa perdesse il colore si deposita quasi sempre solo all'esterno. Dico quasi sempre perché a volte non succede che macchia tutto, però quasi sempre si deposita all'esterno, quindi mettendo le cose al contrario in realtà la macchia rimarrebbe nella parte interna del capo che è stato lavato. E basta, questo è un trucchetto abbastanza scemo, però funziona, ragazzi. Raramente nei lavaggi vado a utilizzare la chiappa colore, trovo che non funzioni un granché, però a volte gli do il beneficio del dubbio quando ad esempio ho delle cose bicolore, come adesso vi farò vedere, che ho veramente paura che vadano a macchiarsi, e quindi
per il sì o per il no, insomma, preferisco infilarlo dentro. Male che vada, non funziona, ma almeno ci ho provato, diciamo così. E niente, andiamo ad attaccare la lavatrice. Come vedete, non riempio troppo troppo il cestello della bacinella, cioè non riempio troppo la bacinella, perché so che più o meno questa quantità di biancheria va bene per la mia lavatrice. Pazzesca oggi, vado a mettere tutta la roba in lavatrice, come vi dicevo, al contrario. Vedete che la roba è già tutta girata, magliette, calzini, tutto. Allora, in questo caso, siccome ho due capi di abbigliamento nuovi, che sono la felpa di Rebecca che avete visto nei regali del compleanno, che è rossa, e questo vestitino che è bianco e nero, ho il terrore che si vada a macchiare. Quindi in questo caso andrò a provare a mettere la chiappa colore per vedere se effettivamente fa il suo lavoro. Come vi dicevo prima, tra il metterlo e non metterlo, preferisco metterlo perché male che vada, qualcosina funziona sul serio. Non riempio mai la lavatrice all'inverosimile come facevo prima, perché come vi ho detto nell'altro video, quello in cui vi parlavo della recensione sulla lavatrice, mi strappa le cose, me le buca, e quindi niente, ho imparato a non riempirla troppo, a lasciare un bel po' di spazio all'interno. Quindi vado a mettere l'assorbicolori di Dexal, che sinceramente è preciso identico alla chiappa colore della Grey, solo che costa molto di meno. Vado a metterne due foglietti. Poi naturalmente vado a mettere il detersivo. Io in questo momento sto utilizzando questo qua, l'omino bianco al muschio bianco. Sinceramente non ne ho uno preferito preferito preferito. Il mio range va allora, a volte prendo il General, a volte prendo il Dash, a volte prendo il Dixan, a volte prendo l'omino bianco. Sinceramente mi faccio guidare molto da quello che c'è in offerta. Ce ne sono alcuni che proprio non mi piacciono, tipo il Deox, non lo so, mi lascia la roba puzzolente, non riesco a capire perché. E ce n'era un altro che adesso non mi viene in mente, ragazzi. Comunque, io sinceramente il detersivo per il bucato di solito compro quello che c'è in offerta. A volte trovo anche quello della Chantecler. Uno che ho provato è che non lava, non fa abbastanza il suo dovere. Non so se perché è la mia lavatrice che è tarata o se perché effettivamente è così, e mi dispiace tanto doverlo dire. Né il detersivo né l'ammorbidente della Winnis, che è la marca delle cose ecologiche, insomma, dei detersivi ecologici. Ragazzi, non mi piace, non mi dà la sensazione del pulito, non mi piace il profumo, anche l'ammorbidente. Ecco perché poi sono passata all'ammorbidente, quello che faccio io in casa con l'acido citrico. Non mi soddisfava minimamente, quindi ho detto vabbè, allora con il detersivo, bene o male, ne devo utilizzare uno normale perché non mi posso fare anche il detersivo dei panni in casa. Cerco di usarne, ne metto di meno. Prima ne mettevo due misurini, anche perché la nostra acqua è molto dura.
Adesso ne vado a mettere un misurino solo e due misurini di ammorbidente. Solo nel caso di cose molto molto sporche, molto impolverate, come quando ad esempio Gian Giacomo va in campagna a passare il trattore che torna che è una maschera di fango veramente, solo in quel caso vado a, naturalmente a lavare da sola quella roba con lo sgrassatore, col detersivo più lo sgrassatore, altrimenti tendo a non metterlo, a meno che, vabbè, se ci sono delle piccole macchie sui panni, prima di mettere a lavare naturalmente vado a smacchiare con lo sgrassatore, lo sfrego leggermente. E basta, però non vado ad aggiungerlo al bucato, quindi niente, mettiamo il detersivo e attacchiamo la lavatrice. Io, come vi dicevo prima, lavo tutto a 60 gradi. Qualcuno mi dirà: "Ah, ma sei pazza!" Sì, ragazzi, sono pazza. Io non ce la posso fare a stare a leggere le etichette 30 gradi, 20 gradi, 40 gradi, 50 gradi, 90 gradi. Pizzino, cioè non ne tenzo tempo. Allora, prima di andare a mettere l'ammorbidente, lo agito in modo che gli oli essenziali si vadano a solubilizzare all'interno dell'acqua. E ne vado a mettere due tappini. Dopodiché chiudo, 60 gradi, ciclo 3. E accendiamo. Prima di accendere, volevo dirvi questo, che per evitare quella puzza che si forma in lavatrice, che potrebbe andare a puzzare anche i vostri panni, comunque la vostra biancheria, è consigliato utilizzare il cura lavatrice. Qua dice di utilizzarlo una volta al mese. Io sinceramente me ne dimentico. E quindi lo vado a mettere di solito ogni 6 mesi. Allora, quando vado a lavare le scarpe e i tappeti, faccio sempre quella storia del lavaggio del cestello con l'asciugatrice. Con l'asciugatrice, con lo sgrassatore, scusate. Sto impazzendo, con lo sgrassatore. Però il cura lavatrice è una cosa che serve proprio a sgorgare i tubi, a pulire anche i tubi. Si versa nel cestino dove si va a mettere il detersivo e poi da lì, facendo il lavaggio a caldo, va a pulire praticamente tutte le tubazioni all'interno dalle incrostazioni di sapone che possono rimanere. E quindi non si forma neanche quella puzza nei vestiti che è data proprio da questi residui di sapone che rimangono lì, muffiscono, insomma, è un bello schifo. La puzza solitamente arriva in una lavatrice che è molto vecchia, quindi che ha i tubi incrostati proprio dal detersivo. In questo caso, utilizzando il cura lavatrice, questo non succede perché proprio sgorga le tubazioni. Va bene anche, qualcuno utilizza ad esempio come ammorbidente l'aceto. In quel caso, è possibile che i tubi non ne abbiano bisogno perché l'aceto è già uno. Sta iniziando a piovere, è già uno sgorgante naturale, quindi non si deposita il detersivo. Però io sinceramente utilizzare l'aceto dentro la lavatrice ho un pochino di paura perché ho proprio paura che mi lesioni i tubi. Siccome non ho soldi da buttare per comprarmi un'altra lavatrice a distanza di un anno, preferisco di no, insomma. Quindi utilizzo questi qua. Allora, l'utilizzo è molto semplice. Se ne mette un pochino in un panno e si va a pulire il cestello dentro, il vetro dell'oblò, e tutte le parti in gomma, quindi della guarnizione, tutte le parti visibili. Dopodiché il resto del flaconcino si va a versare direttamente nella vaschetta del detersivo e si avvia il lavaggio. Adesso non mi ricordo, mi pare che sia lavaggio a temperatura di almeno 60 gradi senza prelavaggio, quindi quello che faccio normalmente.
Finito il ciclo di lavaggio, si passa poi all'asciugatrice. Di questa ve ne ho già parlato abbondantemente nella recensione che ho fatto della mia asciugatrice Bosch, quindi niente, vi lascio direttamente il link perché è inutile stare a ripetere le stesse cose. Vi ho già spiegato lì come funziona, come si mettono i capi in asciugatrice, come si fa insomma tutto il processo dell'asciugatrice. Io utilizzo l'asciugatrice per mia comodità, perché comunque non avendo un posto per stendere al di fuori, andare a utilizzare lo stendino per me è diventato veramente impossibile. Una volta che vado a svuotare la lavatrice, diciamo che butto letteralmente la roba che c'è dentro la bacinella qui sul mio letto, eccolo qua, il mio caos di letto. Prima o poi riuscirò a mettere a posto anche qui. Sto ancora cercando di riprendermi da quest'estate di corse e di trambusto. Poi noi siamo in piena campagna scuola, quindi stamattina diciamo che è abbastanza una perla rara il fatto che io riesca a girare questo video e a stirare soprattutto. Quindi niente, come vi dicevo, una volta che l'asciugatrice ha finito il ciclo, metto la roba qua sul letto, piego tutto ciò che c'è da piegare, perché io non è che stiro mutande, calzini e asciugamani come fanno in tanti, anche perché con l'asciugatrice non ce n'è bisogno. Quindi io vado semplicemente a piegare le cose che sono da piegare, e che si piegheranno. Mamma mia, queste le ha piegate Gian Giacomo. Andiamo a lisciarle. Andrò poi a stirare quello che c'è da stirare, quindi scelgo le cose da stirare e le altre cose semplicemente le vado a piegare e riporre nei cassetti. Niente, procediamo. Allora, come vedete, il metodo che utilizzo io per piegare le cose è il metodo di Marie Kondo, quello del metodo a pacchetto, in cui tutte le cose stanno praticamente in piedi da sole, anche i calzini, nonostante tutto, stanno in piedi da soli. In realtà i calzini Marie non dice di piegarli così perché si stressano, ma per me è una comodità infinita infilare la mano nel cassetto e trovare già i due calzini appaiati, piuttosto che dover cercare per mezz'ora tra tutti quelli che si sono spaiati, appunto. Quindi io piego tutte le cose con il metodo di Marie, quindi della piega a pacchetto. Vi faccio vedere anche uno slippino di Matilde che non ha ancora utilizzato, perché comunque non andrei mai a utilizzare qualcosa di intimo già usato. Quindi aspettate che sposto la videocamera. Allora, mutandine, le apriamo bene così, dopodiché piega 1, piega 2 e abbiamo questo, piega 3 e il cavallo si va a infilare nella taschina che si è creata, e le mutandine sono chiuse a pacchetto e anche loro stanno in piedi da sole. Naturalmente io poi vado a mettere nel cassetto una di seguito all'altra, in modo che si vedano da sopra tutti i colori e tutte le varie tipologie. Questo è il metodo di piega di Marie Kondo. L'ho adottato un paio di anni fa e sinceramente mi ci trovo benissimo. Lo utilizzo per tutta la mia biancheria, tranne che per i maglioni. I maglioni, invece di chiuderli a pacchetto, vado a piegarli in 3 o in 4 a seconda della grossezza del maglione e vado a disporli però sempre in questo modo, in modo che io da sopra riesco a vedere tutto il range dei colori e tutte le tipologie di maglioni che ho a disposizione nel mio cassetto. Siamo arrivati al quarto step, la stiratura. Io utilizzo un semplicissimo asse da stiro di quelli da poco prezzo e un semplicissimo ferro da stiro di quelli da poco prezzo. Questo perché negli anni
ho imparato che qualsiasi tipo di ferro da stiro tu compri ha esattamente la stessa funzione. Avevamo la stirella, quella col serbatoio, quella proprio originale, ma veramente era una roba pazzesca. Intanto mi sono bruciata col vapore diverse volte e l'ho maledetta subito. Seconda cosa, era molto scomoda, perché una volta che tu finisci di utilizzare l'acqua che c'è nel serbatoio, lo devi aspettare, che devi staccarlo, aspettare che si raffreddi per poterlo aprire, perché altrimenti ti esplode in faccia. Aspettare che si raffreddi, dopodiché la puoi aprire, riempire, aspettare che si riscaldi nuovamente. Quindi in realtà la stiratura diventa un'agonia. Invece col ferro da stiro tradizionale, quello semplicissimo, stai stirando, riempi il serbatoio, quando finisce ricarichi, nel giro di 30 secondi, 40 secondi e di nuovo pronto all'uso. Quindi sinceramente io preferisco mille volte. Quindi i miei strumenti per la stiratura sono il ferro da stiro, l'asse da stiro, l'acqua. L'acqua è molto importante, io non utilizzo l'acqua del rubinetto perché, come vi dicevo prima, noi abbiamo un'acqua molto dura, quindi è molto calcarea e mi ha rovinato diversi ferri da stiro, quindi ho imparato a utilizzare l'acqua demineralizzata o quella dell'Eurospin o quella dell'MD, che sono quelle che costano di meno, oppure l'acqua del condizionatore, che è quella che costa ancora di meno. Questa infatti, come dice il tappo, è l'acqua che abbiamo recuperato dalla condensa del condizionatore. Quindi quest'acqua è totalmente gratis. Una cosa che utilizzo spessissimo quando sto stirando è questo qui. È una retina che sembrerebbe in tipo plastica. Infatti c'è scritto 100% poliestere, però non brucia. Questa io la vado a utilizzare sulle magliette che hanno, sulle magliette o sui pantaloni o sui vestiti, che hanno delle applicazioni delicate o che hanno delle stampe. Faccio prima a farvelo vedere che a spiegarvelo. Quindi questa è una magliettina di Rebecca, che normalmente io sarei andata a stirare al contrario, così, perché da quest'altra parte ha delle applicazioni così fatte con i brillantini. Quindi se io vado a passarci il ferro da stiro sopra, naturalmente si rovinano. Quindi io normalmente sarei andata a stirare questa parte al rovescio, poi avrei girato la maglietta e avrei stirato tutto il resto al dritto. Utilizzando invece questa retina, che adesso vi faccio vedere da vicino, è fatta così, questa mi permette... Questa retina mi permette di posizionare direttamente la rete sopra l'applicazione e di stirare direttamente così al dritto, in modo che quello di sotto non si bruci e io non perdo tempo a stare a girare e rigirare la maglietta 20.000 volte. Come vedete, la stampa è a posto, quindi io stiro il resto abbastanza velocemente perché è una magliettina per giocare, quindi va bene anche stirarla in 2 secondi e mezzo. Stiriamo anche il retro. Molto velocemente. Dopodiché andiamo a piegarla. Allora, io le magliette di Rebecca, per farle stare all'interno del suo cassetto, le vado a piegare in due e poi ancora in due, seguendo sempre il metodo che vi ho fatto vedere prima di Marie Kondo. Ed eccola qua in piedi, dritta dritta, senza che si corichi da una parte o dall'altra. Questa andrà nel cassetto insieme a tutte le sue amichette, in modo che quando Rebecca aprirà il cassetto vedrà la magliettina e saprà che questa è quella che vuole. Andiamo a stirare altro. Ecco, questo è un altro caso. Allora, questa magliettina di Matilde ha il pizzetto davanti, è in realtà un pizzo di cotone, però siccome io non voglio rischiare di rovinarla, naturalmente ci vado comunque a mettere sopra la mia retina.
Ecco qua. Questo mi consente anche di poter stirare al massimo della temperatura, così come ho impastato il ferro da stiro con il vapore, perché è il metodo più veloce, ci si mettono veramente 2 secondi a stirare le cose. E oltretutto non si rischiano di lasciare quei fastidiosissimi aloni di ferro da stiro, soprattutto su certe magliette molto delicate o su certi maglioni molto delicati. Le magliette di Matilde invece, siccome sono messe all'interno dei cassettini bianchi, io le piego in 3. Anche loro, volendo, riescono a stare in piedi. Quindi anche queste saranno una dietro l'altra col sistema del pacchettino. Vi faccio vedere invece come piego i pantaloni, in questo caso dei leggings. Li stiriamo abbastanza velocemente. Io non è che ci sto le ore, ragazzi, a stirare la stessa cosa, a parte che non abbiamo cose troppo complicate e tendo a non comprarle neanche le cose troppo complicate da stirare. Allora, i leggings, questi vabbè sono di Rebecca, ma il sistema è lo stesso per, sia per i miei che per quelli di Matilde. Così piego il triangolino qua del cavallo all'interno, poi li piego a metà in modo da formare un rettangolo. Poi piego questa parte del girovita, la piego verso l'interno e ripiego quest'altra, sempre con quel metodo famoso. Nel caso di questo maglioncino, che non è proprio un maglioncino, è una magliettina molto semplice, però è molto simile a un maglioncino, io vado a stirarla semplicemente come tutto il resto, però poi quando vado a piegarla non la metterò in piedi, perché queste cose molto morbide, come vi dicevo, come i maglioncini o le in estate le canotte di poliestere, comunque in sintetico, naturalmente non rimangono in piedi perché hanno un tessuto troppo morbido. Allora adesso vi faccio vedere come le piego. Stiriamo bene i bordi, perché sono sempre quelli che ci fregano. Poi se la roba è stirata bene non sembri sciatta, se la roba non viene stirata e si vedono tutte le pieghette e le cose, sembri sciatta. È come se lo sembri, a te magari non sembrerà, ma se non stiri la roba sembri sciatta. Quindi maglioncino con le ali di pipistrello, con le ali a pipistrello, quindi non ha neanche una forma particolarmente facile da piegare. Io piego così, ipoteticamente questo è il centro, quindi io vado a piegare un po' più del centro e questo lo stesso, in modo da tornare a un maxi rettangolo. Dopodiché piego a metà e piego ancora a metà, in modo che volendo e per assurdo lo potrei comunque mettere così, però magari si andrebbe a spiegazzare la parte qua del colletto che io ho allisciato e non mi piace avere accartocciata, quindi andrò a metterlo nel cassetto in realtà così, con magari uno o due maglioncini leggeri sopra, non di più, perché altrimenti quelle fibre si schiacciano e sembra che vi sia passato sopra un tiro. Questo metodo di Marie Kondo io lo vado a utilizzare praticamente per tutto, piegando tutte le cose a pacchetto e mettendole in verticale all'interno dei mobili. Una cosa che voglio farvi vedere è la felpina col cappuccio, di qualunque dimensione sia. Questa è di Matilde,
e anche vecchietta, perdonate, ma adesso mano a mano che trovo le cose da stirare io le stiro, anche se non sono super nuove, abbiate pazienza, ma questo passa al convento. Cioè non è che vado appositamente nel mobile a prendere le cose più nuove e più belle da farvi vedere solo perché devo fare il video. Sto stirando e quindi nel frattempo ne approfitto per farvi vedere come faccio io. Naturalmente, aspettate che giro la videocamera, naturalmente vado a stirare vedete, anche in questo caso qua c'è questa specie di pizzetto che non è in cotone, è un po' sintetico e quindi si attaccherebbe al ferro da stiro. Io invece vado a metterci sopra semplicemente la retina e così non devo stare a fare mille acrobazie per girare e rigirare questa felpa su se stessa. Poi stiro il cappuccio e vado a piegarla. Come si piega la felpa col cappuccio con quel metodo lì? Allora, intanto si chiude la cerniera e si gira. Ok, questa è la parte di dietro. Noi andiamo a piegare fino ad arrivare qua all'attaccatura del cappuccio. Tiriamo giù la manichina e facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Ecco qua. Abbiamo quel famoso rettangolo di prima. Io piego a metà. Dopodiché il cappuccio lo vado a rigirare sulla felpina. E vado a formare praticamente un quadratino, vedete? È come un pacchetto, sempre il famoso pacchetto che sta in piedi da solo. Così non si apre, il cappuccio rimane tirato e non si stropiccia, ed è tutto più semplice, ragazzi. Vi faccio vedere anche i jeans. C'è chi non li stira perché non vuole che le fibre si ammorbidiscano. Io sinceramente preferisco stirarli perché mi piacciono un po' più morbidi. Mi danno fastidio i jeans duri addosso, anche perché li devo tenere tutto il giorno, quindi preferisco avere una cosa morbida addosso piuttosto che una cosa rigida. Quindi gli do una pacca, ragazzi, non è che rimango 20 minuti sullo stesso articolo, anche perché non ne ho il tempo materiale. Quindi vado a stirarli semplicemente per ammorbidirli e per toglierle tutte quelle pieghe che può aver creato l'asciugatrice. In realtà, se io dall'asciugatrice tolgo le cose subito, appena ha finito il ciclo di asciugatura, le cose sono calde, sono ancora vaporose, e quindi riesco a piegarle, a metterle via anche senza stirarle. Anche i jeans rimangono molto morbidi e non si formano queste pieghe. Però è capitato che l'altro giorno l'ho messa ad asciugare l'asciugatrice, poi sono andata in negozio, quando ha finito il ciclo io ero ancora in negozio, quindi la roba è rimasta dentro l'asciugatrice per qualche ora e naturalmente si è raffreddata e ha formato le pieghe, antiestetiche pieghe che a me non piacciono per niente, quindi comunque a me non piace andare in giro sciatta con le cose stropicciate, sinceramente è una cosa che odio. È una cosa che odio. Posso non avere i gioielli della corona addosso, ma io devo essere pulita e in ordine, non ci sono cavoli che tengano. Allora, i jeans io li piego allo stesso modo in cui avete visto piegare i leggings, e non li metto appesi dentro l'armadio, bensì piegati nel cassetto perché occupano molto meno spazio. Quindi ripiego questo, semplicemente il cavallo qua dentro, sono 2 cm di cavallo, piego le gambe
Dopodiché, a seconda dell'altezza del ripiano o del cassetto in cui li dovete mettere, li potete piegare o in due, se non li volete stropicciare troppo. Se avete un ripiano apposito, li potete mettere tutti in fila, oppure in tre. E voi mi direte, ma non si stropicciano? No, ragazzi, non si stropicciano. Non si stropicciano. Io li metto così, nel cassetto. Ce ne stanno 1, 2, 3, 4, 5. 5 jeans di questi lunghi, oppure di quelli più corti, naturalmente ce ne stanno di più. Però loro passano tutto l'inverno lì a turno, naturalmente vengono utilizzati durante la settimana, ma loro non si stropicciano perché sono comunque in realtà ben stirati all'interno del cassetto. E oltretutto, quando voi andate a prenderli per fare ad esempio una valigia per partire, è anche molto più semplice perché sono già piegati nel modo corretto, quindi è molto facile prendere dal cassetto due paia di jeans e metterli all'interno della valigia direttamente così, a fianco mettere le magliette, le mutande, le calze, le reggisegna. È tutto molto più semplice. Ciao ragazzi, scusate, ma ieri poi alla fine non ho fatto in tempo a registrare la chiusura del video, quindi la quinta, il quinto step e i saluti, insomma, perché ho finito di stirare che era tardissimo, era l'1:50 e dovevo preparare il pranzo, quindi ho mollato tutto. Però oggi vi faccio vedere appunto il quinto step, che è quello di come mettere la biancheria all'interno dei cassetti, in questo caso, perché io per la maggior parte utilizzo i cassetti, oppure utilizzo la penderia per quelle cose che non possono proprio essere piegate perché si sciupano subito, quindi è pressappoco inutile averle stirate. Quindi niente, passo a farvi vedere i cassetti e poi vi saluto. Quindi questo è il cassetto delle magliette di Gian Giacomo. Come vedete, le magliette le ho disposte tutte in verticale, così come dice di fare Marie Kondo. Non le ho suddivise per colore perché tanto è pressoché inutile, visto che lui prende e mette la prima che trova, quindi è un lavoro che non mi sembrava il caso di fare. Invece Marie dice di consiglia di mettere tutte le magliette per colore, quindi tutte le verdi da una parte, tutte le gialle dall'altra, poi tutte le rosse, insomma, di suddividerle per colore, ma torniamo lì, non è necessario. Più che altro gliele ho suddivise in magliette da lavoro, magliette un pochino più tra virgolette eleganti per uscire, quindi quelle le polo, e magliette un po' più da casa. Questo invece è il mio cassetto. Per la maggior parte ho cercato anch'io di sistemare le magliette in verticale, però ce ne sono alcune, come ad esempio questa, che è di poliestere, che non starà mai dritta, e quindi comunque la devo impilare, così come ne devo impilare altre che non possono stare, e quindi niente, queste le metto semplicemente così appoggiate. Però per la maggior parte comunque tento di metterle in questo modo, in modo che quando io apro il cassetto le ho tutte a vista e posso scegliere tranquillamente senza dover stare a cercare per mezz'ora. Stesso discorso vale per i jeans, che ho piegati tutti qua. Adesso qua ci sono da questa parte anche dei leggings e ancora dei pantaloncini corti che dovrò andare a ritirare, quindi avrò ben lo spazio di sistemare tutti i jeans bene. Ho anche dei jeans corti ancora qua che devo togliere. Comunque i jeans vedete che sono piegati, come vi ho fatto vedere ieri, in questo modo, praticamente in quattro, e stanno bene così, insomma, non sono spiegazzati, non sono minimamente sciupati quando vado a tirarli fuori. Stessa identica cosa succede nell'armadio delle bambine, più o meno, perché qua abbiamo nell'armadio di Matilde, siccome non ho cassetti, mi sono dovuta organizzare con questi portabiancheria che vi avevo già fatto vedere, mi pare l'anno scorso, nel video del cambio degli armadi. Adesso se mi ricordo quale, ve lo lascio da qualche parte. Qua ho messo tutti i leggings lunghi, quelli che sta utilizzando per andare all'asilo. Qua tutte le magliettine a maniche corte, qua abbiamo ancora delle gonnelline e i jeans e i pantaloncini corti che presto andrò a ritirare perché ormai non è più tempo, e qua abbiamo felpine e giacchine. Dietro c'è il cambio un po' più pesante, che sono le canadesine, quelle di cotone garzato, e la roba invernale è ancora sotto negli altri ripiani, e andrò poi a
a sistemarla dopo. Qua in questo porta, non lo so, cassettini porta tutto, ho messo invece l'intimo, ci sono tutte le mutandine, delle canottierine, e qua dietro ci sono i costumini che si riaprono sempre, quindi quelli fanno un po' di caos. E qua sotto invece abbiamo le calzine e delle cinturine, che anche queste ogni volta arrotolano, ma ogni volta si riaprono, quindi niente di che. Invece nell'armadio di Bebe vi faccio vedere giusto al volo il cassetto con le magliette. Qua abbiamo tutte le magliette a maniche corte, qua abbiamo le magliette a maniche lunghe, e qua per il momento abbiamo i leggings e i pantaloncini. Nella parte di dietro le cose per il cambio di stagione imminente, quindi le cose leggermente più pesanti, e poi anche per lei le cose felpate molto pesanti andrò a tirarle fuori poi in un secondo momento. Ecco qua ragazzi, tutto molto semplice, insomma, alla fine ho parlato per un sacco di tempo, ma credo che queste cose le sappiate già tutti e le conosciate già tutti. Ho voluto solo riassumerle in un unico video per dare, come dicevo prima, un'idea magari a chi inizia ad approcciarsi al vivere da solo, al vivere in famiglia ed è un pochino sovraccarico di tutte queste cose. Io vi dico che le lavatrici ne faccio una al giorno, quindi faccio una lavatrice al giorno e la conseguente asciugatrice, in modo che io tutti i giorni ho comunque delle cose da piegare e poi da stirare. C'è la porta che sbatte. Quindi io tutti i giorni dedico quel quarto d'ora, 10 minuti, quarto d'ora a piegare le cose che ho tolto dall'asciugatrice. Per il resto vi dico che stiro una volta alla settimana. Stiro solo una volta alla settimana perché intanto, se riesco a beccare l'asciugatrice che ha appena finito, molte cose non ho necessità di stirarle. Le cose che invece necessitano di essere stirate le metto nella cesta e una volta alla settimana dedico 2 o 3 ore, dipende da quanta roba ho lavato, appunto alla stiratura. Solitamente lo faccio durante la settimana, in una mattina, in modo che poi la domenica me la tengo libera per le bambine. Mentre prima era un lavoro che facevo, che lasciavo la domenica, diceva domenica stiro, invece no, mi voglio godere le bambine visto che è l'unico giorno che sono a casa, e quindi preferisco farlo durante la settimana e la domenica lasciarmela proprio libera per loro, in modo da poter fare tante cose insieme. E basta ragazzi, io adesso vi saluto. Spero di esservi stata utile in qualche modo e vi mando un grande bacio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!